Sarà una sfida complicata da vincere per il PD, quella che si terrà tra 15 giorni a Sansepolcro. Al ballottaggio il sindaco uscente Daniela Frullani, candidata PD e sostenuta dal PSI e da Nuove Proposte per il Borgo, e Mauro Cornioli, sostenuto da una coalizione trasversale composta da tre liste che vanno da destra a sinistra, passando per le anime più liberali. Le civiche sono il nostro borgo, Democratici per Cambiare, ed infine Insieme Possiamo, la stessa lista che nel 2015 aveva fatto incrinare le larghe intese del centro-sinistra aretino. Ci auguriamo che sia confermata definitivamente, però in questo momento sicuramente al ballottaggio, e per questo ci fa molto piacere, visto che la città ha compreso il nostro progetto, un progetto trasversale che ci porta oggi a dire bello, c'è aria nuova e Sansepolcro ha preso la strada giusta. Non lo chiamerei successo, lo chiamerei risultato, perché fra 15 giorni ci sarà il ballottaggio. Dunque, fin da ora invitiamo tutti i nostri elettori a tornare a votare, e questo ci darà la forza per poter governare per 5 anni questa bellissima città. Sicuramente partiamo da molto indietro, però si riparte, io dico sempre, si riparte da zero dal ballottaggio. Ci sono tante persone che non sono andate a votare al primo turno, ci sono tante persone da contattare, e in questa prima fase sicuramente ha funzionato l'effetto somma sinistra più destra che vale. Dovremo richiamare i cittadini all'attenzione, far capire che insomma poi c'è da governare una città e c'è da mettere insieme la Rifondazione Comunista con gli esponenti di Alleanza Nazionale, quindi c'è da far passare questo messaggio. Non ci abbiamo battuto in questa prima fase, abbiamo molto puntato sulle cose fatte dalla nostra amministrazione, poi saranno 15 giorni intensi. In testa per questo primo turno a Sansepolcro, con il 42,65% dei consensi, Mauro Cornioli. Si arresta invece al 29,90% il sindaco uscente Daniela Frullani. Fuori dal ballottaggio il candidato del centrodestra Tonino Giunti, che raggiunge quota 18,79%, e la candidata del Movimento 5 Stelle Katia Giorni, che con un 8,64% conferma il consenso del Movimento Pentastellato anche in Val Tiberina.